Dal 1 settembre Green Pass obbligatorio anche per viaggiare sul traghetto che collega Intra alla Veno. Stando alla normativa attuale, infatti, il certificato verde serve per salire su navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Per questo motivo, questa mattina, il sindaco di Verbagna, Silvia Marchionini, ha incontrato il direttore della navigazione Lago Maggiore, Paolo Bianchi, soprattutto per gestire il trasporto degli studenti, in particolare dell'Istituto Cobianchi, che arrivano dalla sponda lombarda del Lago Maggiore. Il Green Pass, al momento, non è previsto infatti per gli studenti per entrare in classe ma se vorranno salire a bordo del traghetto salvo ulteriori cambiamenti ne dovranno essere provvisti. Per evitare quindi il caos Marchionini vuole arrivare preparata al ritorno in classe. Al direttore spiega la prima cittadina ha voluto confermare la disponibilità nostra e garantire la presenza e gazebo per realizzare percorsi per l'accesso ai traghetti da metà settembre con il ritorno in classe per il controllo Green Pass Marchionini aveva già annunciato che saranno impiegate persone che beneficiano del reddito di cittadinanza per controllare al di fuori del Cobianchi che è ritenuta la scuola più a rischio di assembramenti per il numero d'ingente di, di studenti. La prima cittadina annuncia poi di voler chiedere anche un incontro al prefetto per gestire al meglio la ripresa e trovarci più preparati dell'anno scorso. trasporti a inizio agosto aveva già dato notizia dell'acquisto di 12 nuovi mezzi per garantire il distanziamento degli alunni ed evitare il sovraffollamento negli orari di punta in concomitanza con le campanelle di inizio e di fine lezione.